Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi come vedete siamo in una location un po' particolare perché siamo al di fuori della nostra tana. Al riprendere voi non immaginate chi c'è. Il famoso Riccardo. Bene, comunque adesso noi oggi vi facciamo vedere un bellissimo vlog, un bellissimo nostro viaggio. Stiamo andando al negozio della Flavor Art. Spero si senta tutto bene e comunque vi faremo vedere alcuni passaggi, parleremo nel frattempo, vi facciamo vedere un bellissimo paesaggio, soprattutto oggi guardate che tempo, cioè guardate, cioè ammirate il tempo, oggi è spettacolare qua a Milano. E adesso stiamo aspettando il tram, provvederemo a arrivare al negozio, prenderci i nostri aromi. Non credo che si possa registrare all'interno del negozio, quindi comunque magari chiederemo, esatto, magari chiediamo se ci lasciano, ci facciamo product placement e diciamo ci facciamo pagare ovviamente ragazzi, no, a parte gli scherzi, dopo al massimo vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato senza alcun problema. Quindi per il momento è tutto, ci rivediamo dopo. Anche nella camera faremo vedere il replay. Comunque quando la gente vede la telecamera comincia a sorridere, non so come mai. O sorride o non capisce o no, pensa sia uno scherzo. Faccio vedere come drippa. Sto drippando in questo momento la nocciola, purtroppo più o meno, perché ho finito i miei liquidi preferiti, però comunque non è male, quindi vabbè, ci si accontenta. Però adesso stiamo andando a far rifornimento, quindi ragazzi. Tanto squonchiamo. Oh, ma com'è che è già passato il terzo tram dall'altra parte dalla nostra, mancano ancora 7 minuti. Sanno che deve salire lei e di conseguenza sì, la fanno aspettare, signor. Comunque avete notato il mio cuffiotto, hai visto quanto è di classe, ma soprattutto voi non sapete cosa c'è all'interno. Dai, ci sta. Comunque non immaginate cosa c'è all'interno di questo cuscciotto, perché raga, cioè volete, cioè lo vorrei sapere anche voi, dite la verità. Ah, col pelo all'interno, per la mia pelata è una goduria. Ah, buongiorno. Senso, troviamo un nostro collega youtuber che si sta riprendendo, dice no, buongiorno. Secondo me quella lì sta parlando con qualcuno con una specie di FaceTime o qualcosa del genere. Comunque finalmente raga è arrivato il tram, se si aprono le porte riusciremo a salire, forse. Simpatico, non si apre. Grazie. Sei pronto a stare in piedi? Sì, sono pronto. Bisogna uscire subito. Bus. Se proseguire la corsa la vettura dietro. Devi prendere quello, no? Bella allora, raga, siamo finalmente scesi dal bisogna uscire subito e adesso prendiamo la metro per arrivare, dov'è che arriviamo? Missori, per che è la sede della Flavor Art. Missori, arriviamo alla sede, quindi ci vediamo direttamente lì perché abbiamo la fermata, dobbiamo prendere la metro qua sotto, quindi entriamo subito, bella.
final scene in our tragic play. Only curtains remain to fall. There's no reason left to stay in this place. We move backwards against the wall. Conversation's over, communication's dead. The monologue is taken over. Bella ragazzi, siamo arrivati, siamo usciti dalla meta, adesso ci approfittiamo. No, stiamo andando al negozio dietro l'angolo e okay, ci riforniamo di tutti i liquidi, dopo vi facciamo vedere. Poi chiediamo se possiamo registrare ovviamente. Non so se potremo registrare all'interno del negozio, questo non lo so, però adesso vediamo. Siamo qua vicini, dobbiamo girare l'angolo, siamo arrivati. Ok raga, allora, siamo all'interno del negozio, questa qua è la lista, abbiamo una vasta scelta. Di solito preferisco gli aromi dolci, quindi si va su questa fascia qui, che sono anche più meno costosi. Questa parte mi sa che ancora ci sono le nostre righette da quando siamo venuti l'ultima volta. Sì, da quando siamo venuti l'ultima volta. La cosa che vorrei provare, infatti, assolutamente, vedi, nocciola, miele, c'è tutto là. E la cosa che di sicuro prendo, raga, che è il biscotto, questo se c'è, spero che ci sia, che faccio a scorta. Un'altra cosa che voglio provare è questo qua, la panna montata, panna fresca, non mi ricordo, no, forse panna fresca. Panna fresca, poi vedete, ma vi rendete conto che c'è pandoro. Il tè verde, tè nero, ribes, torrone, cioè ragazzi, cioè, comunque per insieme ci c'è la birra. C'è la birra, però mi sa che contiene acetile, quindi non è consigliato magari. Comunque, detto questo, facciamo scorta. Facciamo scorta. Io prendo due nocciola e due biscotti. Ha fatto scorta per il dripper. Quattro biscotti, una panna fresca, in realtà vorrei provare un altro, non lo saprei. Nocciola, olio, no, quella non va bene. No, vabbè. Sì, devo pagare con la carta. Sì. Va bene. Se no paga lei, appena arrivo a casa le do i soldi. No, va bene, facciamo così. Proprio per questa volta. Per questa volta, però. Non capiterà mai più. Ricordo di questo momento. È improbabile la nocciola Flavor Art, per quanto è buona. A casa mi sembra di averne 2-3 melle altri, però mi servirebbe, insomma. E va bene, dai, accettiamo. Come
qui sono tutte e tre, no, sono tre questo lì. Allora, sono tutti e tre. Sì, era solo per... Ricordati più lì. Maledetto. Buona giornata, grazie. Al prossimo evento ci saremo, Ciao. Allora, come avete potuto vedere, abbiamo fatto abbastanza scorta. Abbiamo preso tutti e due un bel po' di roba. Dentro cosa c'è? C'è lasciato il Defluian, ma che gentile. Lavorando nel mio formulario di Y note. Ma che cazzo? Ma ragazzi, è un libretto figo. Che libretto, ma è strafiga sta roba. Se noi possiamo fare il nostro... non mi leggo le parole. Il nostro liquido. Metti il nome del liquido, metti la percentuale di base, la percentuale dell'aroma che metti. Poi boh, qualche nota, tempo di maturazione, ma raga, ma è spettacolare. Vabbè. Per una modica spesa di 26,40€, un cazzo praticamente, quindi ci sta. Io col biscotto adesso sarò forte da un bel po'. Quando fai questo? Non capisco, io non so leggere. Facciamo la chiusura del video. Chiusura del video qua? Ok. Ci starebbe secondo me. Va bene. Dov'è che ho lasciato la sigaretta? L'ho lasciata nel negozio. Non lo so. L'ho lasciata nel negozio. Maledetto. Vedi questo che torno io là. Tanto flavo là. Tanto il flavo smarrisce la sigaretta elettronica. Flavorat Product Placement. L'abbiamo ritrovata? Dimenticare la sigaretta all'interno del negozio. Vabbè che l'avevo appoggiata in un posto che ragazzi era nascondita, proprio nascosto, però fa niente. Comunque ragazzi, questo vlog diciamo che è giunto al termine. Vi abbiamo fatto vedere il nostro giretto. Siamo andati a prendere i liquidi, poi vi faremo vedere in un altro video come andremo a diluirli, cosa andremo a creare, qualche miscuglio strano. Per il momento è tutto, quindi lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Un saluto da Franco Tuttofare, da il cameraman. Ciao ragazzi. Bella.